A fronte dei 1996, che è il numero esatto di case antisismiche, dei MAP, pardon, dei moduli abitativi provvisori che noi volevamo consegnare, alla fine dell'anno ne concederemo poco meno del 50%. E quindi avremo circa, a fronte di 5.200 persone che dovevano essere ospitate in questi 1.996 case, ne metteremo dentro circa 2.400. E questo, da un lato vi ho detto perché non tutti i sindaci hanno lavorato alla cremente, ma loro sappiamo hanno dei problemi di strutture tecniche, in effetti non sempre al livello che serve, ma anche perché molte ditte non ci hanno fornito in tempo quei materiali e appunto non hanno potuto realizzare quelle case che invece si erano impegnate per contratto a realizzare. Io ieri ho detto alle imprese che quest'oggi metteremo sul sito l'elenco delle ditte che non stanno rispettando gli impegni. Ho ricordato a tutti loro che non siamo qui a costruire villaggi vacanze, agriturismi o altre strutture per ospitare vacanzieri e villeggianti. Evidentemente molte imprese accettano più lavori di quelli che sono potenzialmente in grado di svolgere. I nomi ve li posso dare, ma comunque noi li metteremo adesso sul sito, quindi non avrete nessuna difficoltà a vederle. Sono la ditta, per esempio, Cost, sono la ditta Ille, la ditta Steda, Cosmo House, CMV. Io credo che chi in questi giorni è andato a riposarsi invece di lavorare giorno e notte per i nostri concittadini che sono fuori casa si dovrebbe semplicemente vergognare. Si devono vergognare quelle imprese che hanno preso questo lavoro alla leggera, si devono vergognare quelle strutture come l'Enel e l'Enel Gas che per esempio il 7, lunedì 7, hanno fatto festa, come anche alcuni uffici del comune che il 7 hanno fatto il ponte, impedendo ad Aquilani di poter presentare le loro domande per ristrutturare la casa, impedendo a noi di portare avanti alcune attività che stavamo portando avanti per la urbanizzazione di queste aree. Mi auguro che anche quello che noi faremo oggi, questa presentazione, diciamo dei buoni e dei cattivi, perché è proprio il caso di dirlo, dove purtroppo i cattivi sono la maggioranza nella vicenda delle case di legno, serva a questi signori per capire che non stiamo scherzando. Io sono pronto anche a strappare i contratti con queste imprese se non si adegueranno alle tempistiche e alle metodiche che noi gli abbiamo indicato da tempo nell'arco delle prossime ore e dei prossimi giorni, perché c'è ancora la possibilità di recuperare le date e le indicazioni che vi ho trasmesso.